Salve gente, io sono Blick e questo è Melting Top. Gli Stati Uniti hanno una delle forme di governo tra le più conosciute nel mondo. Questo però non ha impedito loro, nel tempo, di sfornare alcune delle leggi più assurde e ridicole che si siano mai viste. Si va dal cannibalismo alle rane e, perché no, passando anche per i nani. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che potete sostenerci con un mi piace o iscrivendovi al canale. Lo sappiamo tutti, il cannibalismo è una pratica ripudiata più o meno da tutte le società civili, a meno che tu non sia Hannibal Lecter. Nel quel caso, forse dovresti seriamente ripensare alla tua dieta e magari smettere di seguirmi. In Idaho, tuttavia, è considerato accettabile mangiare un'altra persona nel caso tu stia morendo di fame. Attenzione però, per morire di fame non si intende che hai saltato la colazione. La legge, stranamente, non specifica se la persona da mangiare debba essere morta per cause naturali prima di essere messa sulla griglia. E questo potrebbe essere un problema. E se questa non basta, sempre in Idaho, è vietato vivere in una cuccia per cani e anche vendere galline dopo il calare del sole senza il permesso dello sceriffo. Posto molto strano, l'Idaho. Chi di voi possiede un account Netflix lo sa. Condividere la password con almeno un amico è quasi la norma. D'altronde, tutti hanno il diritto di poter vedere le nuove puntate di Orange is the New Black. O forse no. Già, è la norma, tranne che in Tennessee, dove nel giugno del 2011 è passato un disegno di legge sul furto di intrattenimento web. Avete sentito bene, furto di intrattenimento web, qualunque cosa essa significhi, che rende illegale utilizzare il login di un amico per accedere ai servizi di streaming come Netflix e Hulu. La legge, fortemente voluta dalla RIA, l'Associazione Americana per l'Industria Discografica, dovrebbe essere tesa a rendere la vita difficile agli hacker, ai ladri d'identità e ai poveri studenti che fanno colletta per seguire le loro serie preferite. Dubito che funzionerà. E voi? La Louisiana è senza dubbio la terra delle leggi folli, nell'ordine. In questo stato sono vietati gli incontri di wrestling fake. Quindi occhio, solamente veri finti combattimenti da queste parti. Chi ruba o nasconde un alligatore rischia fino a 10 anni di carcere. E ancora, è illegale nascondere o muovere una qualsiasi cosa definita inamovibile. E qui mi sono perso. Può inoltre essere multato di $500 se fai portare a casa di un tuo amico una pizza senza suo permesso. E per chiudere in grande stile, mordere qualcuno con i tuoi denti è considerata una violenza semplice, mentre mordere qualcuno indossando una dentiera viene considerata come una violenza aggravata. Nello stato della Florida è invece vietato il lancio del nano. Lo so, detta così sembra una cosa pazzesca. E effettivamente lo è. Il lancio del nano è un gioco piuttosto discutibile che prese piede nei bar e nei pub e consiste nel lanciare una persona affetta da nanismo vestita con uno speciale costume in velcro verso dei muri o dei bersagli, in modo che la persona lanciata vi resti attaccata. Una sorta di tiro con le freccette, dove la freccetta è il nano. Ovviamente, permettere a degli idioti ubriachi di lanciare altre persone contro un muro non può portare a nulla di buono e infatti non passò molto tempo prima di avere un incidente ed un morto. Questa disgrazia, insieme all'indignazione delle associazioni delle persone affette da nanismo, hanno portato a decretare illegali queste gare in tutto lo Stato. In California è severamente vietato mangiare le rane usate nelle competizioni. I concorsi di salto in lungo delle rane si tengono per lo più in piccole comunità come parte della cultura popolare e consistono in vere e proprie gare di salto in lungo, effettuate da rane che si allenano tutto l'anno per questi eventi. Vi sono regole molto rigorose che tutelano il benessere dei concorrenti, tra cui il limitato numero giornaliero di salti e la musica calmante tra una gara e l'altra. I proprietari o allenatori delle rane possono vincere fino a $5,000 nel caso in cui il loro animale dovesse battere il record di salto di 6 metri e 40 centimetri stabilito nel 1986. Ogni concorrente può possedere un numero illimitato di rane vive da utilizzare in queste gare, ma se una di queste rane dovesse morire o rimanere uccisa, beh, allora è assolutamente vietato mangiarla. Mi sembra giusto, non si mangia un atleta. Bene. Per questo video abbiamo terminato, ci rivediamo al prossimo con nuove follie e curiosità.